Quest'anno il Salone celebra la sua 60ª edizione. È passato tanto tempo da quel 1961, quando aprì per la prima volta le sue porte. Tanto è cambiato, da una fiera commerciale è diventato un grande evento, ma anche un crocevia in cui un'intera design community si ritrova da tutto il mondo e lo fa per scoprire le nuove tendenze del settore dell'arredamento. Questa edizione è molto importante con il Salone Internazionale del Mobile, del Complemento e dell'Arredo, ma anche delle biennali di Eurocucina, FTK e il Salone Internazionale del Bagno. Abbiamo però deciso di dedicare uno spazio importante alla sostenibilità. Ci sarà un evento speciale al centro del salone che sarà un momento di riflessione su a che punto è il settore, dove sta andando e come la scelta e l'arredo della casa può influenzare positivamente questa transizione ecologica. La sostenibilità è diventata uno degli elementi fondamentali per l'architettura e non solo per l'architettura, perché il tema oggi è quello di come possiamo vivere meglio su questo pianeta e come possiamo utilizzare meglio le risorse. Stiamo affrontando un problema che non avevamo prima. Il Salone quest'anno cerca di dare una risposta facendo vedere un ecosistema di aziende che si stanno impegnando in maniera molto determinata a produrre attraverso processi per la riduzione dell'impronta ambientale. Poi ovviamente questo tema deve essere accompagnato da una visione poetica. Se associamo questa nuova strada anche alla bellezza, abbiamo comunque fatto un percorso molto importante che sarà probabilmente anche l'unico percorso che possiamo fare. I risultati raggiunti dal 2021 rispetto al 2019 sono stati veramente straordinari. Abbiamo segnato un 7,7% in più di export. Questo dimostra che la forza del design del Made in Italy sono accompagnati anche dalla capacità costruttiva, che è indubbia ed è una delle fonti fondamentali del nostro successo a livello mondiale. Il Salone quest'anno sarà nel mese di giugno, abbiamo scelto di spostarlo proprio per garantire la massima sicurezza per tutti coloro che parteciperanno a questo grande evento. Pensiamo che sia molto importante questo spostamento per garantire l'accesso a quel pubblico internazionale che ha reso grande il Salone del Mobile e il Made in Italy nel mondo. Chi non sarà presente fisicamente potrà vedere tutto quello che succederà al Salone e, una volta chiuso il sipario, sarà possibile continuare a vedere gli stand, le novità di prodotto, rimanere in contatto con le aziende proprio attraverso la piattaforma digitale del Salone del Mobile. Il Salone del Mobile è fondamentale per il Made in Italy. Il nostro settore è riuscito a creare in 60 anni di storia la forza del nostro comparto, che viene riconosciuta in tutto il mondo. È una vetrina irrinunciabile sulla quale noi produttori dovremmo assolutamente farne uso e buon uso per il nostro futuro.